Un bel regalo di Natale e soprattutto ottimi presupposti per il nuovo anno. Con un 77-66 la Reyer ha battuto Trento grazie ad un grande terzo quarto. Direi una bellissima vittoria contro una squadra molto importante che gioca un'ottima pallacanestro e formata da giocatori che sanno veramente giocare a pallacanestro e non a caso era la capolista. Quindi per noi una vittoria veramente di spessore, direi conquistata con quelle che sono le nostre armi che abbiamo fatto vedere per 30 minuti, perché abbiamo approcciato non benissimo, lasciando molte conclusioni facili a Trento, lasciandoli giocare quella che è la loro pallacanestro, ovvero una pallacanestro di lettura, una pallacanestro di situazione, dove sono veramente molto bravi. Nel secondo quarto abbiamo cominciato a difendere in maniera più intensa, molto più dura, sviluppando qualche contropiede, e poi questo l'abbiamo ripetuto, devo dire, molto bene, alzando il livello di fisicità e stando nel piano partita. Un successo che permette alla squadra di raggiungere quota 16 a due lunghezze dal quartetto formato proprio da Trento, insieme a Sassari, Cremona e Pistoia. Una vittoria, devo dire, alla fine limpida, che ci dà tanti segnali positivi. Tra tutti questi sottolineo la prova, e ne siamo molto contenti come staff, la prova di Owens e di Green, insieme a quella di altri, ma siamo particolarmente contenti per questi due giocatori, perché sono giocatori su un asse importantissimo, sono giocatori nuovi e devo dire che hanno fatto due prestazioni importanti, soprattutto quella di Josh. Un successo davanti al pubblico festoso del Tagliercio che permette a Venezia di qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia. Salire un pochino in classifica ci dà grande fiducia per il futuro e credo sia motivo di soddisfazione e di volontà di lavorare ancora meglio, ancora di più per il futuro con grande umiltà.